A quale scopo dovresti voler suggestionare il tuo paziente in psicoterapia? Nello scorso video ho parlato della comunicazione non verbale suggestiva e il video di oggi tocca un argomento ancora più importante. Infatti, se la psicoterapia è una talking cure, una cura attraverso il discorso, il modo in cui viene veicolato questo discorso è importante, è fondamentale, solo che ci si dimentica spesso una cosa. Così come non si può non comunicare, non si può neanche non influenzare. Qualunque cosa farai influenzerà la persona che hai di fronte. A volte sarà un'influenza minima, a volte sarà un'influenza forte, ma comunque ci sarà un'influenza. E devi tenere a mente un aspetto particolare. Il modo in cui influenzi l'altro dipende da te. Allora, tenuto conto questo, ha senso parlare di linguaggio suggestivo e capire come funziona. Non potrò essere completo perché l'argomento è enorme, però qualche idea la possiamo dare, qualche spunto pratico lo possiamo vedere già qua. Innanzitutto, fai attenzione alle parole che usi. Già Italo Calvino diceva: le parole sono pietre, e Steve Deshazer lamentava il fatto che, nonostante la psicoterapia si basi sul dialogo, sono poche le psicoterapie che veramente vanno ad analizzare il discorso. Facciamo qualche esempio: Jeffrey Zai e Giorgio Nardone parlano entrambi del linguaggio evocativo, cioè che è quel linguaggio che ti permette di evocare delle sensazioni, creare delle immagini, che ha un forte potere suggestivo e che serve per degli scopi ben precisi. E questo può avere un ruolo chiave in terapia, ad esempio quando vuoi far sentire a una persona che sei in linea con lei. Mi viene in mente un paziente che una volta venne da me perché voleva smettere di bere, ma si trovava in un periodo difficile della sua vita. Così io a un certo punto gli dissi: sai, mi sembra che tu sia come su una zattera in mezzo al mare durante una tempesta di cui non riesci a vedere la fine. Lui sgranò gli occhi e disse: sì, è vero, è effettivamente così che mi sento. E fu un ottimo modo per cercare un contatto insieme. Questo è un esempio per migliorare la relazione terapeutica, però puoi anche usare il linguaggio suggestivo per indurre all'azione una persona. Ad esempio, come dissi nel video sulla logica del creare avversione in terapia breve, una volta a una donna vittima dei porci comodi del proprio partner, le dissi: sai, mi sembra quasi che lui ti faccia essere come la cortigiana che aspetta che il sovrano si faccia presente nelle sue stanze per fare quello che più gli aggrada. Questo fu molto utile per tirare fuori quella rabbia che stava cercando di attivare da mesi. Un'altra cosa da tenere a mente è il modo in cui esprimi le parole e esprimi il tuo discorso, cioè il paraverbale. Per fare un esempio, fare una pausa prima di una parola o prima di un'espressione la rende molto importante. Gli dà più risalto, ne carica l'aspetto suggestivo, ed esempio la puoi utilizzare su quegli aspetti del colloquio su cui vuoi che la persona si soffermi maggiormente. Poi non c'è solo questo, perché un altro aspetto, per esempio, è la musicalità e il ritmo. Se vuoi che la persona sia più attenta a ciò che dici può essere detto con una musicalità e un ritmo particolare. Ok, questo era volutamente forzato, però non credere, perché in terapia breve non è raro fare attenzione alla musicalità, al tono, al ritmo per caricare suggestivamente quello che dici. Per esempio, un'altra cosa è anche stare attenti addirittura all'ordine delle parole. Questo ha tanta importanza. C'era quel parroco che disse al suo superiore: posso fumare mentre prego? E il superiore gli dice: assolutamente no, mentre preghi si prega e basta, non puoi fumare, come ti permetti? E l'amico del prete, il collega, sentendo questa discussione, andò anche lui dal vescovo e gli disse: posso pregare mentre fumo? E il vescovo gli disse: assolutamente sì, si può pregare in qualunque momento, bravissimo! Cambiando l'ordine delle parole cambi il significato, e anche utilizzando certe parole piuttosto che altre. Questo, per esempio, è molto noto nella negazione che viene spesso eliminata per dare più suggestione, cioè non utilizzare il non e preferisci la presenza all'assenza. Ti ho dato veramente uno scorcio perché è enorme l'ambito. Poi, se vuoi approfondire, puoi leggerti libri come Terapia apparentemente magica, Il linguaggio del cambiamento, Il linguaggio della terapia breve, tutta l'opera Omnia di Milton Erickson. Insomma, c'è un po' bel da studiare. Però, ci sono due cose che puoi tenere a mente. Uno è che il linguaggio suggestivo non fa la terapia, non puoi caricare di comandi nascosti i tuoi discorsi o usare tecnicozze improbabili di certa PNL, non funziona così. Per ottenere un risultato devi fare una buona psicoterapia da diversi punti di vista, non
dalla suggestione che puoi lanciare. L'altra è che però la comunicazione conta, quindi potresti essere un bravo tecnico a livello di tecnica di psicoterapia, ma non un bravo comunicatore, e questo potrebbe inficiare seriamente l'andamento della tua psicoterapia. Quindi studia questo argomento con la giusta razionalità, ma sii anche capace di coglierne il valore intrinseco. O detto in altro modo, lasciati suggestionare.